Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Oceanhawks, sviluppato dagli stessi ragazzi che hanno fatto Neo Scavenger, gioco che vi avevo portato ormai 5 anni fa, quando avevo ancora la primissima sigla sul canale. Ve lo dico subito, è un gioco completamente in inglese ed è un gioco con un inglese anche abbastanza difficile, nel senso che ci sono dei termini o delle abbreviazioni un po' complicate, però. Io adesso vi farò il gameplay così, cercando comunque di tradurvi in modo accurato un po' tutto, però ho in mente un esperimento perché ho trovato un'applicazione, sto cercando di vedere se riesco a procurarmela, se no la acquisto, vedere se gli sviluppatori sono interessati a darla, che è in grado di tradurre in quasi tempo reale i giochi, quindi eventualmente proveremo questo gioco con quell'applicazione, così faremo contemporaneamente un'analisi di quell'app. Quello che io ho fatto ora, ho giocato una ventina di minuti e ho risposto a delle domande traducendo un po' tutto, usando anche Google Traduttore, cioè magari lo useremo anche qua in video. Dove noi partiamo con una sorta di selezione di una professione. All'inizio c'è solo lo ship breaker, quindi quello che facevamo nell'altro gioco, ship breaker, cioè demolire navi. E cosa è successo in sintesi? Queste scelte ci hanno portato a delineare un nostro profilo. Siamo partiti da 20 anni, siamo arrivati 25, siamo umani, siamo ship breaker, poi siamo fragili, insonni, immunosoppressi. Siamo bravi nell'ingegneria spaziale, maschi, leader, abilità in zero G, le operazioni a zero gravità. In sintesi, cosa è successo? Noi lavoriamo per questa compagnia, ci siamo fatti dei due amici, un nemico, perché in un bar, insomma, gli ho hackerato il loro conto. I due amici invece li ho fatti lavorando. E alla fine mi sono comprato un pod con un annuncio e alla fine con questo annuncio io, prendendomi questo pod, mi posso garantire una sorta di lavoro extra dove io posso andare a recuperare in questo grande cimitero di navi abbandonate con il mio pod, mi salto le code che faccio normalmente a lavoro, vado magari più lontano da quello che diceva e posso fregare qualcosina magari da poter riconvertire a nave spaziale. Inviamo. E ora vedete che siamo ancora all'interno del tutorial. Il bello del tutorial è che noi clicchiamo col destro e si apre il menu contestuale. Insomma, possiamo mettere in pausa perché vedete che il tempo scorre in tempo reale. Possiamo andare anche a costruire varie cose. Possiamo ordinare perché possiamo andare poi, vedete qua in basso a destra, abbiamo i soldi, dobbiamo evitare la bancarotta perché in sintesi potremmo gestire anche un equipaggio. Vedete che in questo caso io adesso riattivo, mi metto qua davanti alla porta, posso fare open door, uninstall access lock, quindi io faccio open e mi vado ad aprire la porta. E come vedete, adesso vedo di richiuderla per un motivo ben preciso. Che vedete qua, questa zona qui, quando io muovo il mouse un po' alla Oxygen Not Included, un po' alla come altri giochi, insomma, potete vedere il livello, la pressione, il livello di ossigeno, il livello di azoto, il livello di anidride carbonica. Quindi la pressione ambientale, la temperatura in Kelvin, che dovrei vedere se riesco a metterla in Celsius. Abbiamo fatto, vediamo che cos'è questo, Wall Light, Uninstall, posso anche cliccare su di me. E andare a fare varie cose, ricordare la famiglia, scrivere a casa, Cocoon, non so cosa sia, Wonder. Ovviamente per giocare un gioco del genere bisogna essere spinti da una volontà ferrea di godersi un titolo che senz'altro è, dal mio punto di vista, innovativo. Qua in basso, adesso metto in pausa di nuovo, qua sulla sinistra abbiamo la crew, che al momento vedete che hanno le loro ore di lavoro, di riposo e le ore libere. E i goal, adesso intanto chiudiamo. I goal abbiamo diversi, gli obiettivi iniziali, quindi acquistare le provviste iniziali, aprire l'inventario o premere I e lanciare la nostra nave. Qua abbiamo self care, non so cosa sia, adesso lo andiamo a vedere. Intanto vedete che è pausa, infatti non si sta muovendo. Allora, per prima cosa premiamo I e andiamo a vedere l'inventario. Abbiamo completato, abbiamo tutto quello che abbiamo visto prima con i malus, quindi i tratti negativi per noi e metabolismo lento. Quindi in teoria dovremmo mangiare meno, presumo.
carismatici, leader, ambiziosi, osservatori. Abbiamo, beh, well groomed vorrebbe dire ben depilato, insomma, vabbè, insomma. Allora, andiamo a vedere che cos'è questo self-care. Self-care kiosk, USA. Ah, ok, qua possiamo andare a cambiare, a personalizzare i vari tratti. Adesso devo chiudere questo perché è un'interfaccia veramente molto molto old style, quindi vedete che possiamo andare a cambiare. Abbiamo due punti, io metto onesto, no, no, fast healer, riesco a prenderlo, sì, quindi curo velocemente, no, dai, genio. È più intelligente di altri e poi sono anche molto bello io. No, coraggioso, dai, coraggioso, bello, coraggioso. No, bello, mi potrà essere utile, accetto. Va bene, abbiamo speso gli ultimi punti che avevamo, ora dobbiamo acquistare le provviste. Vediamo se ci dice qualcosa riguardo le provviste. Tu dovrai camminare nell'oscurità. In luoghi danneggiati e in relitti senza aria. Usa lo shop in modo intelligente. Trade. Vediamo. Tra l'altro, io ho fatto una cavolata perché non ho guardato cos'ho. Allora, ho una pressure suit helmet e un trapano. In mano, che cosa porto? Che cos'è quello? Un portal PDA. Interfaccia con tutti i sottosistemi. Ah, no, no, me la tengo in mano questa. Ha voglia. Allora, ok, la tuta ce l'ho già. Vediamo un attimo che cosa possiamo comprare. E EVA battery. Io la compro. Ne compro una. E mi dà fastidio sempre questa cosa qui. Una bottiglia di ossigeno. Mi compro un istintore. Non si sa mai. Costa 2,40. Costa un botto. Work lamp. Molto interessante, me la compro. EVA suite, ma non ho pressure suite, isola dal vuoto, però non è un EVA, quindi costa 7.000, me la scordo. EVA helmet pure, mi prendo una borraccia e mi prendo un po' di cibo. Accetto, 376 dollari. Intanto, un'altra cosa, sotto, per quello che conviene mettere in pausa, potete vedere tutto quello che è successo, quello che abbiamo, le porte che abbiamo aperto, il fatto che abbiamo preso dei talenti, li abbiamo restituiti, insomma. E qua ci dice che Indy sta trasportando un carico moderato e i suoi movimenti saranno di conseguenza più lenti. Indy si affatica rapidamente. Pazienza, insomma, come nella vita reale, insomma. Va bene, questa dovrebbe essere il lancio, quindi io direi di fare, vediamo, sta salendo anche un po' l'anidride carbonica, quindi magari chiudiamo la porta. La figata è che poi si potranno andare a controllare anche i luoghi di comando, adesso poi vi faccio vedere. Insomma, è un video dimostrativo che vi mostra che cos'è il gioco. Ovviamente vi ho fatto le premesse all'inizio, vi ho detto che l'inglese è abbastanza complesso, ma voglio provare anche quell'app che dicevamo di traduzione. Launch ship. Lancio la nave. Ok. Qua dice che in pratica abbiamo ricevuto questo pod con un annuncio, magari con olio di gomito, parti di sostituzione, possiamo renderla bella. Vabbè, ready, launch, cancel. Ready, non c'è nessun avvertimento, quindi lancio. Ok. Con un'ultima occhiata indietro quelle, non dico baracche, però insomma, quell'insediamento che abbiamo chiamato casa per tutti questi anni, noi andiamo e facciamo un passo oltre la soglia del nostro pod di salvataggio, di recupero, insomma. Non è pod di salvataggio, ma pod recuperato. Insomma, non è più grande di una lattina, insomma. Non andrà lontano da solo, ma tu sai che almeno con qualche pochi relitti.
fuori nella K-Leg, che sarebbe il Boneyard, insomma questa discarica, qualcosa potrebbe candidarsi come nostra prossima nave. Ora inizia a cercare i relitti là fuori e scegli quale fare di tua proprietà. Find your derelict. Non so perché mi esca anche in giapponese, comunque. Conferma. Ok, obiettivo completato. Usa la nav station per dare un'occhiata allo spazio circostante. Intanto diamo un'occhiata alla nostra nave. Questa che cos'è? La battery. Possiamo vedere le batterie. Poi anche le tute avranno le batterie. Questo è un condotto. Possiamo disinstallare il condotto. Vedete che possiamo interagire proprio con tutto. Questo è Alvorson. Non c'è nulla da fare, questa è la sedia, adesso l'aspetto, l'attendo come ultima cosa. Pannello di controllo del riscaldamento, vediamo un po'. Posso metterlo in automatico. Posso anche, boh, mamma mia, posso anche svitare le viti e vedere quello che c'è all'interno, ma non mi interessa al momento perché dice svita per il sensore del termostato, l'input signal. Vabbè, comunque adesso è impostato in automatico, quindi opererà da solo. Questo è il power switch, posso togliere potenza o riattivarla, poi lo facciamo dopo magari. C'è una batteria, vediamo il pannello di controllo della batteria. Batteria è più o meno al 50%, e questo non si sa che cosa sia. No, questo pompa d'aria, pannello di controllo dell'aria. In automatico mi fa vedere questo che è come l'altro, ok. Questo pannello dell'aria e questo è il riscaldatore, ok. Vediamo un po' che cosa c'è qua dietro. La stiamo esplorando insieme questa nave, vediamo un attimo che cosa. Ok. Open. Exterior airlock. No, questo è l'airlock, quindi io farei molta, molta pompa d'aria. Sì, è un airlock, quindi aprire questa cosa potrebbe significare morte certa, quindi io faccio un save giusto così, voglio provare ad aprirla. No, mi sento nauseato. Chiudi, 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 per l'amor di Dio. Ok. Cioè, praticamente non siamo stati risucchiati fuori dallo spazio, però insomma non è che ci sentiamo proprio così bene. Cliccando su di noi possiamo vedere. Siamo. Ok, niente. Stiamo respirando un po' così. Non, no, ci siamo già ripresi, dai. No, non era da fare quella cosa, comunque. Dobbiamo fare così adesso, open door, close, chiudiamo la porta, sempre che si sia chiusa, no, non si chiude. Il gioco, non so, non ha ancora delle ottime recensioni su Steam, è una valutazione nella media e costa 16,79 euro se non ricordo male. Non so perché non riceve, cioè qualche bug c'è, di sicuro, quindi nav station, use, link to PDA. Io ne installo, no, use. Vedete che ci sediamo qua. Qua abbiamo un foglio che possiamo poi richiamare quando vogliamo, che ci ricorda i comandi WASD per i controlli di traslazione dei vari acceleratori laterali, Q ed E per la rotazione, il click sinistro per la selezione del bersaglio e quando siamo a meno di 1 km la freccia destra per switchare ai controlli di doccaggio di attracco. Viaggio interplanetario è sperimentale. Clic destro per la selezione. Linea rossa mostra il corso, diciamo la traiettoria proiettata, insomma il progetto di viaggio. E course engage inizia il viaggio. Le emergenze. Ok, premere le viti, seleziona debug fast travel, instadoc. Ok, però qui ci sta dicendo che praticamente significa barare, fare questa cosa, quindi Redmi Text ha più info nella cartella di gioco. Quindi in pratica noi siamo qui, dovremmo capire, non c'è nessuno che ci sta insegnando come giocare, quindi questo è un primo video, poi ovviamente, ripeto, farò magari un video su quel discorso della.
dell'applicazione che traduce i giochi. Si tratta di una selezione in tempo reale di un ambiente, di una parte di schermo, ed è utile soprattutto nei dialoghi e potrebbe anche cambiare la vita magari a qualcuno di voi, anche a me, di sicuro. Allora, map control. Bisogna capire che cosa fanno i vari tasti, questo è ovvio. Vediamo se ci dà qualche obiettivo da fare. Non ce ne sono al momento. Dobbiamo lasciare la cosa qua. Ah no, ok, questo è il viaggio. Questo è il viaggio che dobbiamo fare. Non so dove ci stia portando, però vedete che c'è un sacco di roba. Il viaggio dove va? No, vabbè. Dobbiamo andare in un punto tipo qui. Però dobbiamo sganciarci prima. Docking control. No target selecting. Status. Nav no. Torna indietro. No. Ah, ok. La vite in alto significa barare. Ok. La vite che abbiamo visto prima. Nav station use. Non me la usa più? Ah no, ho messo in pausa, sono un pirla. Giustamente. Vai, metti via, metti via. Cioè, se io clicco qui. Vado qui. Ok. Allora. Ah, mi sta muovendo. Ok, no, voglio. Vediamo se funziona. Cioè, non. In teoria non siamo attaccati a nulla. Quindi. Vedete che mi sta muovendo? Ok. La rotazione. Stiamo ruotando come dei pazzi, dobbiamo rallentare. Ok. Stiamo anche accumulando velocità, quindi ci stiamo muovendo. E ci dovremmo muovere verso una nuova zona. Ma io voglio capire che cos'è questo. Ah, sono mappe RC, map control. Ah, ok, così ci muoviamo con Buzz, invece le RCS, la manovra. No, voglio provare ad attraccare quella stazione lì. Voglio fare come prova, diciamo, di questo gameplay, una prova di attracco. Rallenta, accelera. Ok. C'è una nave qua che non so cosa sia. 29 km. Stiamo facendo 8 metri al secondo, quindi direi che ci stiamo avvicinando. Tanto non è importante come ci giriamo, bisogna avere qualche nozione che Kerbal Space Program può sicuramente dare. Ci stiamo avvicinando a questa cosa. Vediamo che cos'è. Mamma mia. Ship. Ma mi fanno impazzire queste cose. Rescue è questo. Vabbè. Allora, freniamo e andiamo in questa direzione, va. 500 metri al secondo. Poi così si rallenta, ok. Ok, siamo quasi arrivati. Dovrebbe essere una stazione, poi si andrà ad attaccare come ho già visto fare in video. Ok, allarme di prossimità. Dobbiamo assolutamente rallentare. Stiamo veramente rallentando tantissimo. Rallenta, per Dio. Ok, velocità relativa. Dobbiamo andare a docking control. Ok, docking. Ok, ci dà la direzione in cui dobbiamo attaccare e ci dice che dobbiamo andare. Oh, do, 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 do. Adesso stiamo andando un po' troppo veloci. Eccolo lì, quello è il dock di attacco. Mamma mia. Ci stiamo anche allontanando, tra l'altro, da quella zona lì. Voglio tornare dove eravamo prima.
Ah, sì, per forza, ci stiamo allontanando tantissimo. Abbiamo anche finito il carburante, credo. Quindi adesso voglio andare a zoomare un po'. Ah, ci sta mostrando che abbiamo anche una sorta di rotazione. Allarme di prossimità. Sì, poi a me le spie fanno veramente impazzire, mi piace tantissimo. Allora, adesso smettila di ok, un pelino di più, ok. Adesso acceleri. Ok, accelera, vai fin lì. Cioè, dovrei. Niente, tracciami la nave, va. Bisogna capire, io non vedo l'ora poi di imparare che cosa sono tutte queste cose. Però, intanto, voglio mettere l'obiettivo questo. Così mi dà anche una velocità. Sì, perché c'è tutta la velocità relativa e stiamo finendo anche il carburante, quindi devo ridurre questo movimento laterale. Ok. Vedete che adesso sto cercando di portare l'avvicinamento in linea retta. Ora mi giro. Così. Così, così ancora. Ok, perfetto. Girati di là. Ok. Vai avanti. Vediamo se dovremmo vederla adesso. Mi dice che è di là. Quindi ruoto un pelino di là. Vediamo se. Vediamo se almeno stiamo ruotando. Perché. No, direi che. Ok, così ci stiamo avvicinando. Ma probabilmente troppo lontana. Quindi. Continuiamo ad avvicinarci, sperando di farcela. Sì, allarme di prossimità. Sì, sono pienamente d'accordo con te. Sì, è di là, lo so, ma. Non so dove. Stiamo andando adesso. Fammi girare di qua. Ci avviciniamo. Ok. Adesso movimento a destra in modo da cercare di andare da IT. Così. Adesso. Porca. C'è la miseria. Movimento a destra. Ancora un po'. Ok. Dovremmo vederla adesso. Dice che è di là. Giriamo di là. Docking menu. Select docking target. Questo. Docking. No target selected. Accept. Ok. Eccolo. Ok. Dobbiamo avvicinarci pian piano. Un po' come fanno sulla stazione spaziale. Vorrei vedere anche i due dati io però. Vorrei vedere i dati di. Vabbè. Dobbiamo far combaciare, vedete, questi con questi, questi con questi. No, ma poi tra l'altro sto usando anche il comando sbagliato perché. Ok, così. Sì. Vedete che. Stiamo andando anche abbastanza bene, dovremmo far combaciare tutti i quadrati nel modo giusto. Ok, clamp allineati. Ok. Ok, ci siamo agganciati, ce l'ho fatta, dovevo togliere il tastino lì. Però
Perfetto, abbiamo sganciato i clamp e quindi infatti qua vedete che si può scendere. Allora, io spero voi siate rimasti in tanti a vedere fino alla fine questa cosa, perché è stata veramente, veramente molto molto bella. Infatti qua siamo su una stazione spaziale. C'è un tizio qui che sta dormendo o è morto, non lo so, no, sono tutti praticamente morti e qui il mistero si infittisce. Io mi interrompo qui, spero di avervi creato abbastanza curiosità per lasciarmi un commento qua sotto. Alla prossima e ciao ciao!